Oggi toccheremo un argomento alquanto sconosciuto. Mi metto qua sopra perché sono quasi co-relatore invece con Ubaldo Carloni, che già conoscete bene, il quale è dato l'argomento che trattiamo. È una laurea, come sapete, in teologia, oltre ad aver lavorato a lungo, perché ha tre lauree. Il dottor Carloni aveva lavorato a lungo anche per la Roche, e quindi mi avvarrò assolutamente di lui, perché è un argomento molto molto vasto quello che andremo a toccare, e quindi, siccome è data la vastità di questo argomento, io ho lavorato avvalendomi della deformazione professionale, cioè ho fatto 40 anni di televisione, quindi mi sono preparato una scaletta. Mi sono preparato una scaletta che intendo seguire, anzi, leggere, e verranno spiegati i vari punti. Perché la Genesi? La Genesi perché ci hanno raccontato un terzo di quello che in effetti la Genesi dice. Ci hanno raccontato un terzo. E nella cultura sumera, da cui deriva la Genesi in toto, a scuola, fin da non ci viene detto assolutamente nulla. La sorvogliamo. In realtà la Genesi non è un... La Genesi non è... Hai il microfono, Gio, se vuoi, che fai prima. Okay. La Genesi non è ebraica. La Genesi prende completamente la narrazione di testi sumeri più vecchi di 4-5 mila anni. Ok? È considerata per l'archeologia moderna i sumeri la prima città. Lo prendiamo come buono con le pinze, però per le accademie è considerata la prima civiltà umana. C'è un motivo che non è lontano, In effetti la Genesi sumeri, i sumeri, che poi sono autori della prima scrittura cuneiforme, i sumeri raccontano per filo e per segno la storia della creazione umana. Molto più approfondita di quello che è la Genesi dell'Antico Testamento. Allora, abbiamo scelto questo tema perché è una saga, è davvero una saga. Cioè, è una narrazione che ha dell'incredibile, del fantascientifico, direi, del fantascientifico che ci racconta quello che, diciamo così, la cultura occidentale ha sempre definito con un mistero, chi siamo, da dove veniamo. In realtà non è così. I sumeri ce lo dicono. Chi siamo e da dove veniamo. Ok? Allora, mi è sembrato molto interessante partire in questa narrazione. Avrei potuto toccare un altro argomento che magari mi era più consone, perché ho fatto 40 anni di televisione e potevo raccontarvi i trucchi della comunicazione televisiva. Però questo eventualmente mi interessa, potremmo farlo sempre più avanti. Questo mi sembrava interessante perché riguarda tutti noi e non ci viene insegnato nelle scuole. Allora, io seguirò questa scaletta, anzi farò da lettore, se volete, perché intendo seguirla con l'intervento poi di Ubaldo, che ci aiuterà a capire meglio come abbiamo impostato questa conferenza sulla Genesi. L'abbiamo impostata che dobbiamo partire per forza 4.000 anni dopo dalla Genesi, perché è quella che conoscete tutti voi, no? E Dio creò l'uomo a sua propria immagine e somiglianza. Per poi fare un salto indietro di 4-5.000 anni del tempo. Sumer è la prima civiltà dopo il diluvio. Il diluvio ormai è accertato che è avvenuto. Quindi, dopo il diluvio nasce Sumer. Che cosa strana questa, vi spiegheremo poi il perché. Allora, partiamo con questa saga, perché vedrete che già Hollywood comincia qui e là a buttarvi dentro nei film delle piccole verità che però passano per fiction o per fantascienza. Perché state guardando una fiction o un film di fantascienza.
in realtà questa temporalità, faccio un esempio banale, Superman, come si chiama Superman? Ve lo ricordate? Qualcuno di voi lo ricorda? Superman si chiama El, Kal-El. El chi è? Il singolare di Elohim. Gli Elohim chi sono? Per la Bibbia ebraica, l'Antico Testamento, El è il singolare di Elohim. El è tutto, Israel, Michael, eccetera, eccetera, eccetera. El vuol dire, Ubaldo, Signore venuto dall'alto, dai cieli. Questo significa El. Solo che la Bibbia, qui c'è il trucchetto, usa il plurale, Elohim Yahweh. Noi abbiamo, come sapete, assunto il Dio ebraico, Yahweh. Ma la Bibbia ci tiene a specificarlo. La Bibbia non dice Yahweh, la Bibbia dice Elohim Yahweh. Ma Elohim è un plurale, allora i conti non tornano, giusto? Capiremo perché. Perché Elohim, e questo si avvince anche dalle scritture bibliche, loro parlano di creatori, non di un creatore. Creatori al plurale, quindi non un Dio. Dio al plurale uso la parola più classica che si possa utilizzare, gli dèi, perché li consideravamo degli dèi, no? In quanto nostri creatori. Ma sono più, nella Bibbia infatti, nella Genesi, troviamo un passo in cui Adamo ed Eva devono essere espulsi perché hanno commesso un peccato mortale, vale a dire hanno mangiato il frutto di che cosa? Della conoscenza, che questa è un'altra cosa che dovete tenere a mente perché tornerà in seguito, il frutto della conoscenza, quindi vengono espulsi dal paradiso terrestre. Ma quando questo avviene e avviene davanti a loro, non è Yahweh, cioè il nostro Dio cristiano, che decreta questa sentenza, ma è un conciliabolo di persone che espellono Adamo ed Eva dal paradiso terrestre. Quindi non è Dio, anche lui è ovvio. C'è un'assemblea, diciamo, che fanno e decidono tutti quanti che Adamo ed Eva devono essere espulsi. Un altro errore che si fa è pensare che Adamo ed Eva sono degli due esseri. Non è vero neanche questo. Vengono prima creati degli altri esseri e in seguito vengono creati Adamo ed Eva. Ok? Questo è un, diciamo così, un'introduzione che vi do, in modo che sia chiaro dove stiamo andando a finire. Allora, voi sapete che l'antichità e le narrazioni dell'antichità che arrivano anche fino alla mitologia greco-romana è costellata di incontri divini, di viaggi spaziali, di viaggi nell'oltretomba, persino Dante. Dante era un grande esoterista, voi lo sapete tutti, no? Era un grande esoterista, quindi le cose le sapeva. E non a caso viene perseguitato dalla Chiesa e lui deve scappare, va in esilio, poi morirà, come tutti sapete, a Rena, dove è ancora sepolto. Quindi la storia umana è costellata di questi incontri divini. Lo stesso Antico Testamento, il libro dei profeti, ci narrano di questi incontri. Lo stesso Mosè, lui non muore, la Bibbia lo dice chiaro. A un certo punto lui si allontana e parte nel campo del carro celeste. Elia la stessa cosa, Elia non muore, Elia viene prelevato e portato, caricato sul carro celeste che prende e spicca il volo verso il cielo, con i suoi creatori, è ovvio. Quindi partiamo dalla Genesi biblica, come vi dicevo. Quindi facciamo un salto in avanti di 4-5 mila anni, perché la Bibbia, rispetto ai testi sumeri, ripeto, è più giovane di 4-5 mila anni. Prima arrivano i testi sumeri con la Genesi sumera, da cui gli ebrei traggono tutto, tutto proprio. Solo che la Bibbia
La Genesi sumera, fate conto che è un volume così. Mentre la Genesi che noi conosciamo, quella biblica, è così. Ecco perché prima parlavo di saga. È veramente una saga. Voi vedrete. Cioè, a succedere, voi purtroppo non potremo raccontarvela tutta. E se l'argomento sarà di vostro interesse, potremo andare avanti. Ma è una storia veramente molto intrigante. È molto appassionante, veramente molto appassionante. Allora, partiamo dalla Bibbia. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Elohim lo creò. Eccoci qua, Elohim. Elohim non è Dio, Elohim è un plurale. Questo non ve l'hanno mai insegnato a catechismo. È un plurale, plurale di El. Questo è Israele, Micael, eccetera, eccetera. Sono tantissimi. El Al, la compagnia attuale di bandiera aerea israeliana, eccetera. Tutto El. E chi è Elohim allora? Perché un plurale quando il suo singolare è El? Il pianto è vecchio oppure sono problemi. Se sì. Allora, brevemente abbiamo preparato questo piccolo schema, ci impiegherà solo per qualche minuto, ecco. Si tratta semplicemente di terminologie, quello che è passato in tutta la storia planetaria dalle date che appunto dall'epoca in cui Giove diceva. Quindi diciamo sono circa 4.002 avanti Cristo, 4.005, quindi sono circa 7.000 anni fa. Questa articolazione, eccetera, in rapporto con esseri venuti dai cieli, però come sappiamo, queste divinità cosa facevano? Permeavano tutte le culture che noi sappiamo. Vedremo poi in fondo, se ce la facciamo un'altra volta, come tutte queste terminologie che vediamo brevemente, permea tutte le culture a livello planetario. Osage, Africa, America, i Maya, gli Aztechi, i Cinesi, il Medio Oriente ovviamente, l'Africa, ma anche il Nord Europa. Ora, Dio, divinità, deità, non sono nomi propri. Questa è un pochino la genesi della parola. Per noi, in Oriente la chiamano in modo diverso, ma i significati sottili sono gli stessi. Questa manfrina filologica, scusate, la manfrina, perché ecco, però è importante perché quando voi leggete qualche cosa, uno che è incompetente da pescare, come dire, all'informazione media controllata, non sa quello che dice. Se tu sai quello che significa, sai decodificare quello che ti vuole comunicare. Quindi dies è giorno, quindi dei o dibus, no? Per esempio in sanscrito è diavolo, è uguale. Poi abbiamo Theos greco, scritto in greco, Theo è plurale. Poi abbiamo Yel, eccolo qua. In ebraico, plurale Elohim, vedete? Corrispondente all'accadico Ilu e all'ago Allah. Tutte queste parole così diverse sottendono lo stesso gruppo, hanno lo stesso significato. In sumero è Bingir, nel cinese è Shen, in giapponese è Shin, dire, esporre, illuminare, portare alla luce. Il termine però non è solamente indicativo di coloro che scendono, perché se noi dobbiamo dire, diciamo, questo è il New Age, ecco la prima decodifica. Noi siamo divini, Dio che è in te. Quante volte l'avete sentito dire? No? Che bella divinità, noi siamo dei. Ecco, sì, questo qui non ha valore di sostanza natura, ma semplicemente di parentela. Sono loro che ci hanno comunicato queste parole, noi non le abbiamo inventate. Qualcuno le ha scritte o ispirato oppure le hanno scritte direttamente loro. Come? Quindi in termini di dire coloro che scendono, siamo divini, ha un valore solamente di parentela. Però le lingue antiche sono molto polisemiche, per cui scendere vale anche per arrivare. E quindi giungere è cielo anche per firmamento, cioè aria, acqua, catapulta. Quando si dice firmamento, cupola, quello che sta sopra o sta sotto sono la stessa cosa. Nelle lingue antiche, quando si dice qualcuno che scende, vale anche per qualcuno che sale. O dal pianeta o dal cielo. Come dire che sopra e sotto si equivalgono, vi ricordate?
dentro, fuori dentro, su e sotto, maschio femmina, no? Sono intercambiabili, no? Tot, Erletecino e Cisto, i grandi saggi Platone, tutti dicono questa cosa. Le lingue sono intercambiabili. Quando allora noi ci fissiamo su una cosa, gli dei scendono con le astronavi, potrebbero anche salire dal centro della Terra. Non lo sappiamo fino a che punto lo sale, da dove viene. Ne facciamo un'esperienza diretta. Quello che sta scritto è proprio così. Quindi prendiamo coscienza del fatto che quello che ci raccontano è altamente interpretabile. Se qualcuno lo ha scritto, avendo assistito direttamente come esperienza, a contatto con loro, come hanno pretesa appunto di insegnarci. Quindi invece la conoscenza, i racconti degli inizi li scrivono come gli dèi, appunto questi, no? Questi lo chiamiamo dei per convenzione, perché così siamo attestati, così ci capiamo. Questi descrivono come gli dèi ci hanno formato, plasmato, non creato. Intervengono sul DNA e inserendo i loro tratti, da cui la somiglianza. Tutti i testi raccontano questa somiglianza. Noi rendiamo loro come noi, gli mettiamo qualcosa che somiglia a noi. Lo siamo anche noi, ma ci sono pochi riferimenti al concetto di spiritualità. Nei testi non si parla quasi mai di quello. Cioè la derivazione spirituale che noi siamo da questi testi qua, che raccontano appunto la generazione, la genetica, anche la manipolazione, anche l'intervento genetico e anche la storia che ci ha in qualche modo generata nell'accademia, la storia generata al passato di cui nessuno è stato responsabile, si chiama mito. Il mito è qualche cosa che tu devi ammettere affinché possa essere spiegato quello che adesso esiste. Questo è il concetto accademico di mito, più o meno. Quindi, se pensi che questi cosi qua, descritti dagli arcaici, sumeri, ebraici, ebrei, gli osangi, i maya, il poema della creazione dei maya si chiama Popol Vuh, che è attualmente conservato al British Museum, questo è rubato, tutto rubato, te lo fa manco vedere. Bene, quindi si è formato nei secoli il concetto di spiritualità, qualche cosa di trascendente, in altre parole, qui non c'è. Nella Bibbia non si parla mai di spirito, si parla di Sheol, boh, ma dopo, in fondo, di lui non c'erano già più, erano scappati, non c'erano già più, c'era Mosè che ci parlava. Quando si parla di Sheol, sono i rabbini del primo secolo avanti Cristo e dopo Cristo, perché ne parlano. Cioè là dove vanno poi le anime, forse. Ma non se ne parla mai. Quindi abbiamo che cosa? Animos, Roach, soffio vento, pneuma, respiro, psiche. La psiche è il soffio vitale per i greci. Non se ne parla mai tranne quando l'uomo lascia il suo corpo. Allora emana la psiche, ne parla da Platone. Il pneuma, sappiamo che in medicina esiste quello che ti fa respirare, cioè, guarda che c'è un po' da fanno, vai dal pneumologo, no? Pneuma è il soffio e il respiro. La ruach è il termine ebraico per soffio. Quando i due ragazzi mangiano dell'albero, della conoscenza, bene del male, cioè consumano qualche cosa, poiché in ebraico, poi se possiamo leggerlo con calma, ce la facciamo, loro consumano una cosa che si chiama peri. Il peri è un frutto. Per definizione, nelle lingue ebraiche antiche, accadiche, diciamo semitiche, consumare un frutto vuol dire fare un figlio. Quindi il serpente che parla offre un frutto a Eva. Le dice che è buono. Consumano qualcosa insieme, lo dicono i rabbini. Bene, poi abbiamo l'Atman che Nefesh, ecco, scusate, Shintin, Fisto e Nefesh, tutte lingue imparentate con l'ebraico, con l'acanico, con il semitico, quelle lingue lì orientali, che dicono respiro, collo, Nefesh anche il collo. Quindi le lingue loro sono molto materialistiche, no? Il respiro è anche il collo, le narici. Se tu dici Dio ha insufflato la vita, Nefesh Aya, Aya Bilenti vuol dire vita, Aya. Quindi ha dato l'animo vitale, sì, ma Nefesh vuol dire anche gola. Cosa ha fatto quel Dio lì? Cosa ha fatto? Ha dato la vita con un alito? No! Capite che ho già insegnato? Che c'è qualcuno che dà l'alito di vita e ci dà la vita. Qualcuno ce la dà la vita, noi non ce l'abbiamo proprio. Questo è già insegnato. Benissimo, stiamo finendo. L'essenza soffio vitale, anche nel senso che vede dicono questo, l'ego separa le anime individuali ed è in realtà illusorio, quello che dice Buddha, sappiamo che l'ego è la materia, sono i
americana. E il Tao ed è un'attività unificatrice di tutto quanto il dualismo cosmico. Il Tao è quello che riunisce la terza via, sarebbe, che unisce lo yin, lo yang, il maschio e la femmina, in una unità che stenta a manifestarsi nei tempi nostri. Anzi. Ecco, poi la prima cosa che possiamo interrompere. Andiamo avanti nella versione. Ecco, io adesso, come dicevo prima, preferisco leggere per avere proprio ben chiaro. Sappiate comunque una cosa, che tutto ciò che verrà detto qui oggi pomeriggio è tutto scritto, non è un'interpretazione nostra né un'interpretazione di un altro. È quello che si evince da 17.000 tavolette scritte in lingua sumera, quindi cuneiforme, che sono state scoperte, pensate, soltanto nel 1974 durante gli scavi nella biblioteca di Ninive, che era l'antica capitale di Sumer. Sono saltate alla luce queste 17.000 tavolette e qui c'è tutta la narrazione della creazione umana. Okay? Però andiamo per gradi, perché altrimenti facciamo dei salti e rischiamo di perderci. In seguito fu creata Eva, dice la Bibbia, da una costola dell'Adamo. Anche questo, permettetemi, lo posso dire con certezza, da tutti i testi, è un falso. Innanzitutto Eva e Adamo, cioè gli adamiti, e cioè ancora noi siamo adamiti, vengono creati in seguito. Prima venne creata un'altra razza. Lo vedremo perché crearono quest'altra razza. Potremmo dire, forse, ma questo è un punto interrogativo, che erano i neandertaliani, che vengono subito prima dei sapiens sapiens, cioè degli adamiti. Ok? E vedremo il perché vengono creati prima i neandertaliani. Quindi, al suo risveglio, Adamo venne subito informato di quanto era accaduto, perché il Signore condusse la donna all'uomo. E termina con l'osservazione che l'uomo e la donna erano nudi. Questo è importante, perché? Ve lo spiego subito. Se questa situazione non sembra mettere in imbarazzo il primo prologo della storia, perché mai la Bibbia cita questa frase, e cioè vale a dire che perché non si vergognavano di essere nudi? Forse perché tutti gli esseri e immagini dei quali era stato fatto l'Adamo erano vestiti? E probabilmente sì, no? Nella Bibbia troviamo questo passo, è scritto molto chiaro, è molto nitido questo avvenimento. Questo è un indizio involontario che ci fornisce la Bibbia sull'identità di Elohim. Quindi Elohim, i nostri creatori, parlo al plurale, non al singolare. Quindi non c'è un creatore, ma i creatori, gli Elohim. Altrimenti avrebbero usato la parola El, ce l'avevano, è singolare. Perché usano invece Elohim? È un plurale, quindi sono più. È stato fatto un conciliato e hanno deciso di creare l'uomo. Questi qui. Questi qui chi sono? Per il sumerio, lo vedremo in seguito, si chiamano, loro li chiamano Anunnaki, va bene? Che sono venuti qui sulla terra. Va bene? Andando avanti nella narrazione, arriviamo alla cacciata dal paradiso che solleva una domanda. Per trovare una, che solleva una domanda? Gli esseri umani erano in grado di vedere Dio e di ascoltare la sua voce? Risposta. Per trovare la risposta esaminiamo ancora la Bibbia, quindi la Bibbia che tutti noi conosciamo, l'Antico Testamento, dove si evince che la presenza dell'Elohim era una presenza divina, fisica, vera e propria. Perché? Poi, eccolo qua, il passo, vi leggo il passo della Bibbia, che dice: poi udirono il Signore che passeggiava nel giardino, alla brezza del giorno. Intanto utilizza la parola brezza. Un essere divino che non sente la brezza, perché è etereo,
è una mente immenso, comprende ogni cosa, invece ha la prezza della sera. Che strano. E l'uomo con sua moglie, cioè l'Adamo, si nascondono. Si nascondono perché Eva aveva appena mangiato il frutto proibito della coscienza. Si nascondono dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Allora, qua ci viene da chiedersi perché, come mai Dio non li vede se si nascondono? Questo è un altro punto, un'altra domanda che viene spontanea. Come? Questi si nascondono perché provano vergogna perché sono nudi, primo, e poi perché provano vergogna perché hanno mangiato il frutto proibito. Ma perché Dio non li vede? Dio vede ogni cosa, ci sta insegnando, eppure Dio non li vede. Tant'è che Yahweh li chiama. Dove siete? Questo lo trovate nella Bibbia. Quindi, qui non solo si nascondono, dunque il Signore non li vede. Ma come fanno a non vedere Dio? Ma c'è di più. Dopo la sentenza e il conseguente esilio dal giardino dell'Eden, ecco che gli altri colleghi di Yahweh, eccoci qua, gli altri colleghi di Yahweh, cioè il nostro Dio creatore, dei quali non ci viene rivelata l'identità, danno il proprio condizionato appoggio di espellere Adamo ed Eva dal giardino. Riuniscono e dicono: questi devono essere espulsi. Perché il frutto della conoscenza, poi vedremo cosa significa il frutto della conoscenza. Naturalmente sono in carne ed ossa, come Yahweh, per forza di cose. Non sono esseri astratti divini, altrimenti non sarebbero vestiti e non chiamerebbero Adamo ed Eva chiedendogli di farsi mostrare al giardino. Dove ti sei nascosto? Chiede Dio. Come fa a chiedere? Non è possibile. Facciamo adesso un salto indietro nel tempo, prendiamo la macchina del tempo e andiamo 4.000 anni, 4.500 anni fa, come diceva Ubaldo. Possiamo affermare senza ombra di dubbio che la Genesi biblica si rifà a testi molto più antichi, trovati negli scavi in Mesopotamia, nella biblioteca di Ninive, antica capitale di Sumer. Vediamo il perché. Allora, stiamo parlando di una regione che oggi è compresa tra l'Iraq e la Siria, per intenderci, tra il Tigri e l'Eufrate. Lì sorgeva l'Eden per la Bibbia, l'Edin per i Sumeri. Guardate un po', che somiglianza. Edin per i Sumeri, Eden per la Bibbia. Solo che Edin per i Sumeri non era paradiso terrestre. Le Edin erano delle città fortificate dove questi eroi vivevano al loro interno. Questo si evince dai testi sumeri sempre, non sono nostre interpretazioni. Questa terra mitica, che si chiama appunto Shinar, la chiamano i sumeri, cioè terra tra i due fiumi, guarda un po' come nella Bibbia, il Tigre e l'Eufrate. In realtà c'è un terzo fiume, che però è sparito oggi nel deserto e che gli archeologi stanno ancora ricercando, pensano con i satelliti di averlo individuato. Tigre e Eufrate è stata trovata, gli archeologi ne hanno riportato alla luce la città, la lingua, la scrittura come i forni, in manfatti. Quindi, seguendo la Bibbia, sono riusciti a trovare questa città. Ecco, questo è importante perché chi vuole approfondire queste cose, nel 1876 George Smith del British Museum traduce queste tavolette. Ok? Nel 1902 King, un altro del British Museum, nel suo libro Seven Tablets of Creation, pubblicò un testo più completo in antico babilonese, talmente lungo e dettagliato da lasciare sbalorditi gli studiosi. Questo testo, che è l'epica della creazione, si chiama Eluma Elish. Questa è la Genesi, la prima vera Genesi, che non è quella ebraica che ci hanno insegnato. L'Eluma Elish. Che vuol dire?
quanto dall'alto. Che poi, come ci ha spiegato Ubaldo, dall'alto o salire vuol dire la stessa cosa, poi vedremo il perché. Le prime sei tavolette descrivono la creazione del cielo e della terra e di tutto ciò che vi è in essa, incluso l'uomo. Impossibile non notare l'analogia numerica dei sei giorni della creazione biblica. Tal quale, tu Marco, gli ebrei hanno preso tutto. Vuoi aggiungere qualcosa, Marco? Poi facciamo un piccolo passo indietro perché vi un paio di passaggi importanti che fanno capire queste cose. Vado avanti allora. La storia comincia a Sumer, quindi, come ha dimostrato in maniera esaudiente l'eminente sumerologo. Se volete sapere di più sui sumeri, sapete che il più grande sumerologo si chiama Samuel Cranmer. Ha scritto questo libro intitolato I Sumeri alla radice della storia, pubblicato nel 1957 in Inghilterra. Apprendiamo da diversi testi che tutto è inizio molto, ma molto tempo fa, quando dalle acque del Golfo Persico ammarò, questo è scritto nei testi sumeri, non ne rivendico la paternità, ammarò un gruppo di 50 annunati, letteralmente coloro che dal cielo scesero sulla terra, questo vuol dire annunati, raggiunsero le sponde guidati da Ea, colui la cui casa è l'acqua, vuol dire, brillante scienziato, e lì dettero vita alla prima colonia terrestre. L'Eritu si chiama, casa lontana. Anche questo è molto significativo. Casa lontano da casa. Cioè, questi arrivavano in un altro posto molto lontano. Vennero creati poi altri insediamenti per soddisfare la necessità della missione, che era quello di estrarre l'oro. Ma l'oro per loro non aveva un valore economico come gli abbiamo dato noi. Per loro era necessario per la loro tecnologia. L'oro. Infatti, i testi sumeri ci dicono che estraevano l'oro perché il loro pianeta stava collassando e avevano bisogno di immettere nell'atmosfera intorno alla Terra, dicono i testi sumeri, atmosfera è una parola che deriva dal greco ma che è arrivata più tardi, grandi quantità di particelle d'oro. Questo è il motivo per cui sono scesi sulla Terra e hanno costruito gli Eridu, cioè queste città. Ma non tutto andò come previsto, in quanto l'oro che estraevano non era sufficiente. Ecco qua arriviamo al primo nocciolo sconvolgente di tutta questa saga. Io la chiamo saga perché se avete la possibilità di leggere è veramente una saga dove succede di tutto e di più, e i sumeri raccontano tutto. Venne deciso di estrarre l'oro senz'altro in maniera più faticosa, è ovvio, quindi abbandonando le acque del Golfo Persico e andando a scavare le miniere. In maniera più faticosa, ma più proficua, dalle miniere presenti nell'Abzu, loro dicono. L'Abzu che cos'è? Era nell'Africa orientale, guarda caso, dove la scienza moderna continua a trovare i resti degli omini. Lì, il Corno d'Africa, per intenderci. Ok? Somalia, Eritrea, quella zona lì, il Kenya, eccetera. Dell'Africa sudorientale. Giunse sulla Terra un numero sempre maggiore di annunati per essere certi che tutto filasse liscio. Anu, il grande capo degli annunati, arrivò in persona sulla Terra, che significa Anu, colui che è nei cieli, sovrano di Nibiru, il posto dal quale loro arrivavano, e portò con sé il fratellastro di Enki, vedremo fra poco chi è Enki. Hai da aggiungere qualcosa, Roberto? Ok, allora,
Per essere certi che tutto filassi liscio, Anno, colui che è nei cieli, sovrano di Dio, inviò il fratellastro di Eti, che è quello il primo a essere sbarcato sulla terra, lo scienziato, ovviamente questa parola non esisteva loro allora, ma loro usano la parola colui che conosce i misteri. Noi l'abbiamo tradotto lo scienziato. Più o meno possiamo per avvicinarsi il più possibile. Inviò il fratellastro Enki, di Enki, Enki e A, e Lil, quindi erano due fratelli, ricapitolando. Questi Anunnaki scendono sulla terra, sono a capo di questo Enki. Enki è il figlio di Anu. Anu è il capo massimo di questi Anunnaki. Arriva quindi anche Enlil. Enlil chi è? Signore del comando, vuol dire in la traduzione dal sumero. Signore del comando. Era molto severo, infatti, e un amministratore rigoroso. Ecco perché il re lo fa scendere sulla terra, perché erano state create sette colonie, sette città, sette eridu, come vi ho detto prima. Fu incaricato di prendere il comando supremo delle sette città, nelle Edin, perché queste città erano anche chiamate Edin, ok? Eden, che poi diventa Eden della Bibbia che noi conosciamo, che vuol dire casa dei giusti, le Edin. Il luogo dove più di 400.000 anni fa, se non ricordo male, 432.000 anni fa, quindi parliamo di un'epoca pre-diluviana, dopo sarebbe fiorita la prima civiltà sumera, proprio lì dove nasce Sumer in seguito. Vuoi aggiungere qualcosa, Alessandro? Allora, sentite? Sentite? Quello che sta leggendo Joseph è un po' un compendio di questi testi particolari, sono stati i primi della storia conosciuta scritta, che descrivono appunto la creazione. Le informazioni lì contenute sono in pratica le medesime che poi appunto i profeti della Bibbia, quando crearono l'ebraico, Babilonia, nella deportazione, siamo nel VI secolo avanti Cristo, tornarono e scrissero la Bibbia. Quindi presero tutte queste informazioni, le trasformarono, e quindi quello che c'è qui, questa è la Bibbia ebraica quasi lineare. Queste informazioni sono un po' la fotocopia di quello, con aggiunte però, che ti fanno comprendere come, mentre lì è molto chiaro, Anu, i due figli, le altre cose fanno delle cose. Si è molto cercato anche a livello proprio, diciamo, di laboratori importanti, di fisica importante, il fatto che sta questa ricerca di questo oro, perché il pianeta si stava dissolvendo, il loro pianeta chiamato, lo chiamano Nibiru, quello che gira intorno, e non c'è una risposta chiara, però è abbastanza intrigante. L'oro è un argomento molto intrigante, non solamente i lingotti, il denaro per i lingotti, la conversione, oppure i gioielli, va bene, d'accordo, l'oro te lo mangi, se lo pianti, non cresce una pianta, non te ne fai niente, no? Dell'oro. È un superconduttore, lo sappiamo, ma sembrerebbe che trattato in un certo modo, e ne abbiamo la prova, sapete dove? Hanno trovato delle polveri bianche, sono ancora reperibili, ma hanno trovato nel Negev, dove Salomone era andato, dove anche Mosè, quando tornò dall'Egitto, ci passò, e in queste miniere particolari dove hanno trovato quest'oro, però come forma, non l'oro che conosciamo, che è una molecola complessa, ma in realtà è poliatomica, cioè pezzi oro attaccato insieme, forma una macromolecola che lo vediamo fisicamente, no? Quella roba gialla. Lì ha tratto della polvere, l'hanno guardata ed è un oro spezzato in microparticelle. Lo hanno chiamato oro monoatomico, perché sembra che con un processo particolare che lì era conosciuto dagli egiziani formassero questo particolare oro, e forse, ritorniamo, forse era quello che cercavano, perché quello si può nebulizzare, l'oro non si può sciogliere. L'oro che abbiamo non te ne fai niente, non lo tratti, è incorruttibile, non lo sciogli,
non si ossidano, sapete proprio l'elemento che ha detto, beh, se abbiamo l'oro, facciamo la moneta, almeno c'è una roba stabile, che se nessuno ce lo ruba è stabile per sempre. Okay? Un diamante per sempre, no, l'oro per sempre. Bene, questo orangutan si può diapolizzare ad altissima pressione e sembra che riesca a comporre il campo magnetico. È probabile che un'idea, queste sono scienziati della NASA, hanno detto, non so se scrivono pure quelli, però sta in piedi, diciamo, la sua posizione. Questi cercavano l'oro, lo trattavano in un certo modo, di cui abbiamo tracce di Sinai, naturalmente, delle miniere di Salomone, e l'avrebbero poi. Le monete glielo dice, gli altri quelli glielo dicono, fanno un cenno, ma come lo trattassero non c'è. È probabile che in qualche modo lo trattassero in modo da ricomporre un campo magnetico. Senza un campo magnetico il pianeta non sta in piedi, senza un campo magnetico il corpo non sta in piedi. Ci disfacciamo. Cos'è un campo magnetico? Non lo sa nessuno. È un campo di forze, di tutte le forze, che ruota da un polo all'altro e fa sì che queste forze possano comunicare. È un campo informato, un campo informativo. L'elettromagnetismo è un'altra cosa. Facendo passare della corrente, cioè degli elettroni che finiranno nelle correnti, si genera un campo magnetico. Intorno. Lo puoi schermare con degli isolanti. Quindi il campo magnetico della Terra, grande mela, probabilmente ha questa funzione qua di protezione, no? Infatti, il raggio gamma, il flare, diciamo, tipo sole e quant'altro, no? Senza il campo magnetico la vita del pianeta non è possibile. Forse loro cercavano questo, di ricomporre un campo magnetico. Chi si è disfatto? Come si fa a disfare un campo magnetico? Non lo sa nessuno. Super bomba al protone, ne parlano i film, distruggono il campo magnetico con le super bombe al protone, vietate dalla costellazione lunare. Le bombe al protone nelle film di Interstellare sono vietate, ma poi vengono usate per fare qualsiasi cosa. Possono fare qualsiasi cosa. Cambia lo stato della materia. Questi conoscevano queste cose. Ed è strano che 420.000 anni fa si parli di questa roba qui. Capite? Cioè, che sia vero questo racconto, non sia vero, se una balla, se un mito, non ci interessa. Quello che sappiamo adesso, dopo qualche decennio, ovviamente, è una cosa che assomiglia a quello. Questo è intrigante, capite? Questo è interessante. Ora, il primo racconto della Genesi è la creazione, appunto, no, creazione, quindi con l'ebraico, così diciamo una volta per tutte, non parlo. Portati a casa questa informazione. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'aharetz. Vuol dire, secondo la tradizione ufficiale, in principio creò Dio i cieli e la terra. E quello che trovate qui. Questo è l'ebraico e questo è la Bibbia. Traduzione vera. Nel secondo inizio, e dov'è il primo? Devi cercare dai bambini dove il primo inizio, forse la vera creazione. Questa infatti non è la creazione, come inizio. Quindi, bello, Rosh e Vesta, no? Quindi, nel secondo inizio, bara, bara vuol dire plasmare, plasmare della creta. Quindi, che cosa? Elohim, nella Bibbia ebraica, tradotto, c'è scritto Elohim, non è tradotto come Dio, rimane Elohim. Cos'è? Elohim è come dire il governatore, lo puoi tradurre? No. È come dire gli umani, puoi tradurre umani? Sì, lo puoi tradurre human, in inglese, ma rimane sempre umani, insomma, capito? Quindi qua non è tradotto, rimane Elohim, il che vuol dire che quello è il loro nome, al plurale. Quindi è un gruppo di esseri che hanno delle funzioni e sono molto numerosi. Il termine plurale che compare sempre. Qui nella creazione, come vi ho detto, il termine, la parola Yahweh non compare. Yahweh è tradotta con Dio. Dio, la terra a Milano, no, di Porto, non sono l'uomo, mentre a Rosone, cioè sono due piccoli, due grossi, non c'è. Ci giriamo in alto con un cannocchiale e vediamo Yahweh. È scritto chiaramente. Yahweh è lo detto, in alto. Nelle chiese, le maggiori chiese basiliche del nostro pianeta Italia, ma anche in Francia, cercando lo schermocchiale, scopriamo che è il marchio di fabbrica è Yahweh. Quindi la chiesa cattolica è una setta ebraica. Abbiamo le foto violanti, vediamo che anche
il bastone di Mosè del comando, quello che appare, che hanno chiesto il popolo, questa sigla, della mitra, questo doppio cappello a forma di pesce, che è un cappello dei sacerdoti babilonesi. Essi ritenevano che questo Ioannes, da cui Marco, venisse dall'acqua, e quindi avevano stilizzato i loro praticanti sacerdoti come una bocca di un pesce. No? Ce n'è uno molto bello nella Basilica di San Vittore, vicino a Sant'Ambrogio. Ci andiamo una volta, interessante. Bene, detto questo, la cosa molto importante è sempre il primo capitolo, e continua così. Poi dice, la terra era informe, era vuota, eccetera, eccetera, no? Quindi, allora, vengono creati, no, vengono plasmati, vengono fatti, non creati. Il concetto di creazione nella Bibbia non c'è neanche nel vocabolario. Dice che a un certo punto decidiamo di Elohim, il plurale, quindi decidiamo di creare l'uomo, l'uomo è Adam, lui, Adam. Ha loro immagine e assomiglianza, in ebraico è secondo l'immagine, non la immagine, con l'immagine. L'immagine infatti si prende da Adam, la si prende dal corpo e la si mette dall'altra parte. Questa immagine affinché si possa creare un altro corpo è il DNA. Questi facevano operazioni genetiche. Quindi con l'immagine, non a immagine. La Bibbia, questa qua, dice a immagine. È importante questo passaggio qua, del 17° versetto del primo capitolo. Allora, Elohim, cioè Dio, Elohim, dice a immagine, lo creiamo con la nostra immagine. E creò maschio e femmina. Li creò, cioè li fece, maschio e femmina. Il maschio non è Adamo. Adam era occupato di Adama. Adama, c'è anche un giornale ebraico che si chiama Adama, significa terra, terra rossa, argilla. Quindi Adamo è stato fatto con l'argilla, in effetti la plasmazione dell'argilla viene fatta da loro, dai sumeri, quando loro stanno manipolando qualche cosa. E dove lo fanno? Lo fanno nelle ampolle di argilla. Le ampolle di argilla hanno scoperto negli anni 2010-12 uno studio comparato, già uscivano fuori queste informazioni, al Politecnico, se volete poi vi do i documenti, in cui hanno sottoposto, facevano delle altre cose, e hanno sottoposto con dei quarzi e con dell'argilla la conservazione del DNA, perché il DNA quando si estrae per poi fare l'operazione, con una tecnologia molto alta, si suggerisce nel 70, cioè deve fare delle cose particolari. Questi hanno provato, stimolati da questa cosa, erano teologi, e si hanno messo questo DNA nella ricetta e hanno visto che si conservava come nel 70. Fantastica questa cosa. Nimma, quella che crea l'uomo, quella che gestisce, no? Quella che manipola, quella che fa, quella che plasma l'uomo, la vera madre. Anticipo, lei fa queste cose in argilla. Quindi l'argilla che è quarzo, cioè siccio, il siccio cosa fa nel computer? Conserva l'informazione. Noi abbiamo bisogno di conservare l'informazione. Che sta facendo la civiltà attuale, il controllo globale in questo momento, questo reset globale a tutti i livelli, stanno distruggendo l'informazione. Non è così? Finanziaria, del corpo. Stanno distruggendo l'informazione. Loro sapevano queste cose. Ecco, quindi l'importante è che finisce questa storia. Baci a baci. Baci a baci. Capitolo 2. Quando furono occupate di sé la terra, Dio va avanti così, fare quello, Dio fece quello, fece quella, fece quella, compare Yahweh per la prima volta. Allora facciamo l'uomo a nostra immagine. Quindi l'uomo è Adam, quello della terra. Maschio e femmina è un'altra parola. C'è distinzione tra l'umanità, i maschi e le femmine. E qui allora ci affacciamo con la nostra immagine, no? Non la nostra immagine, mediante, facciamo quello e fa questa cosa qui. Addormenta l'uomo, e l'uomo quando si sveglia, il cucciolo gli fa una sutura nella parte bassa ricurva dove ci sono le staminali, sappiamo dalla medicina, dalla biologia che anteriore, destra e sinistra è la parte di culo, cioè la costola fluttuante che abbiamo, la punta, che è sempre un po' dolentina,
quella parte lì che tiene di cellule staminali. Quindi questi aprono quella parte lì, prendono un pezzo, vanno via e tornano con Hawa, con Eva. L'hanno chiamata Eva perché Aya è viventi, perché lei dà la vita a tutti i viventi. Ed è la stessa cosa che questo mi leggerà, che faranno i genetisti sumeri, a cui appunto questi, in cui non sono altro che gli stessi trasformati con un altro linguaggio, fanno la stessa cosa in maniera un po' sintetica, no? Veloce, però ti fanno capire perfettamente. Ci provano una, due, tre, quattro volte, tanto è vero che in tutti gli altri testi si dice che questa volta qui non stava in piedi. Negli Osage, una tribù americana, nei Maya, proprio lui, hanno provato tantissime volte a farlo, questi dotati di ali che viaggiavano. Hanno provato, una volta non stava in piedi, una volta era fragile, una volta non camminava, una volta non parlava. Alla fine hanno trovato quello giusto, quello che è come uno di noi. Cioè loro stanno dicendo, in altre parole, sinteticamente, sono intervenuti in qualche cosa, ci hanno messo un pezzo loro e alla fine, meravigliati dopo un sacco di tentativi falliti, da doppie teste, quello dell'osco, sirene, androgini, tutte quelle cose di cui si parla di vinti, e quindi uomini, mezzi cavallo, le sirene, questa cosa qui, secondo questi testi qua, non sono vinti, sono cose reali. Infatti essi parlavano, facevano, interagivano con gli umani, no? Quindi non sono, come dire, delle essenze mitiche che servono per spiegare qualche cosa, erano, interagivano con gli umani, perché proprio da qui noi capiamo che essi hanno tentato molte volte, ma alla fine, con tanti tentativi, hanno manipolato, diciamo, una decina di cromosomi. Questi sono bastati, noi condividiamo con i scimpanzé circa 98.8 di DNA. Ma quell'1% basta per fare quello che siamo. Dei completi umani, super intelligenti, super spirituali, totalmente disadattati al sistema. Questa è la verità. Noi non siamo adattati al sistema. Dove andiamo? Dobbiamo difenderci. Dobbiamo coprirci dal freddo, dal caldo, dall'umidità, da quello, ci ammaliamo facilmente. In natura i bufali non si ammalano, stanno nella patta totale proprio. Gli elefanti, se noi vivessimo con gli elefanti in mezzo minuto, se ci andiamo anche subito, se andiamo al polo, siamo vestiti con una super Gore-Tex, 3 secondi moriamo. Non abbiamo un ambiente idoneo per noi, sembrerebbe noi qualcosa di molto elevato, molto potente, molto spirituale, molto su. Ma dal punto di vista biologico siamo dei completi disadattati. Infatti noi trasformiamo l'ambiente, non ci adattiamo agli ambienti. Non è vero? Quindi c'è stato qualche cosa che ha modificato qualcosa che siamo per renderci, a seconda delle capacità evolutive, quindi imparentate con qualche cosa di molto di più di quanto non siamo, non siamo disposti a riconoscere, questo è un altro trucco, cerchiamo di affrontarlo. Mentre tutti gli animali del pianeta si fanno, si mangiano, fanno tutto, stanno lì, stanno benissimo dove stanno. Ma se li spostiamo, portiamo un leone al centro del polo nord, 3 giorni muore. E viceversa, un orso polare, lo portiamo qua, muore. Noi sopravviviamo in qualche modo, ma non è così. E loro l'hanno scritto. Dovrai cibarti di questo, non di quello, non dovrai fare questo, non dovrai fare questo. Il cibo che noi ti diamo, te lo diamo noi lo manipoliamo. Gli stessi testi della creazione dicono, e c'è qualche cenno solo nel libro, non me lo posso leggere perché c'è solo qualche cenno, se c'erano tempo, no, prenderemo il Maish, dove loro fanno anche una manipolazione nel limite, parlavo di questo, il tempo lineare. Siamo andati a fare il tempo lineare unico, sì, ma ecco la cosa importante. Ora, la Terra è ferma, dice no, si muove, gira, tutto. L'universo non si muove. Questi qua dicono così. No, perché si dicono queste cose. Beh, un po' di credito possiamo dargli, non capire perché le hanno dette. Dice no, ma la Terra si muove, però, sì, lo so, io così ho imparato, non è che la vedo. Si muove la sua proiezione. Le luci della proiezione, il firmamento separa l'acqua sopra da quella sotto, cioè la prima sopra il pianeta, sapevano questa cosa.
Infatti, prima di fare gli umani, loro separavano quello che sta nel firmamento, quello che sta sopra, da quello che sta sotto. Il che vuol dire che forse loro già sapevano questa storia, che questo luogo in cui noi viviamo, che è fisso e irremovibile, no? È questo, non abbiamo altre possibilità. Nel Polo Sud non ci possiamo più andare, nel 93, ripetuto nel 2006, hanno firmato tutti gli stati della Terra, 197, l'accordo per cui tu entro Emilia, ti puoi avvicinare, ti sparano, ti ammazzano, tu dal Polo Sud non ti puoi avvicinare. Tutti hanno firmato, naturalmente c'era già la guerra in Vietnam, c'erano tutte le guerre possibili immaginabili, ma su questa cosa sono tutti fatti d'accordo. Che cosa c'è lì per essere d'accordo in tutti gli stati che si dovranno nascondere, perché se fanno questo ci sarà quel piccolo che si avvicinerà, dice qualche cosa. Ok, quindi il firmamento, descritto dai testi antichi, separa quello che sta sopra da quello che sta sotto. Finalmente vuol dire qualcosa che è fermo. Io non so di che si tratta. Qualcuno ha detto, secondo alcuni studi fatti da questi scienziati, diciamo, alternativi, che lavoravano alla NASA, che non poi escono da un intero fisico quantitativo, che dice che sopra c'è un caso medico potentissimo chiamato fasci di Vanadio, sapete, no? Che attualmente noi non possiamo superare. Quindi noi non siamo stati da nessuna parte nel 69, separavamo solo la settimana, dalla Luna e poi vogliamo andare su Venere. No, secondo quello che dicono loro, che hanno detto che siamo andati sulla Luna, non ci siamo stati. L'hanno detto loro, come questi qua. Te l'hanno detto loro. Tu ci puoi di nuovo credere o non credere, però se ti dicono che le fasce di Vanadio, il campo magnetico, cioè il firmamento, tutto collegato, è la stessa cosa. Non si può superare, perché ancora la tecnologia per proteggere il corpo umano, che è compatibile solo con questo campo magnetico terrestre, non abbiamo ancora la potenza idonea. Questo campo magnetico sta a 11.000 km. La Luna sembrerebbe, dicono che sta, dipende dalla rotazione, tra i 350 e i 380.000 km. Deduzione logica, sulla Luna non siamo mai andati. L'ha detto la Gregori. E quindi adesso che fanno? Fanno un film bellissimo, no? Uscirà in luglio, andiamo a vederlo qui, bellissimo, che è Blue Moon, in cui appunto ti fanno capire che non sono mai stati, tutto il film si concentra in un po', come si dice. Trailer. Prego? Trailer. Ah, un trailer, mi sembra, sì, non devo capire. Un trailer, pensavo una preghiera, no, un trailer. Ecco, dove c'è appunto tutto è investito su un rapporto di due, un astronauta, eccetera. Questa bellissima donna fa da marketing per convincere la popolazione che andasse una corona, no? Ma ti fanno capire che stanno assemblando il coso, il LED con lo scotch. Noi andiamo nel debito con lo scotch, scotch americano, ce la tocca. Bene, la prima creazione, non c'è separazione. Questo è l'eco di testi antichissimi o di una realtà vera sottesa in cui maschio, femmina e maschio sono insieme per cambiare, senza conflitto. Perché se non c'è prima creazione l'uno con l'altro, c'è una clonazione, prendono un pezzo dell'Adamo, lo portano via e riportano Eva, come hanno fatto da un clone, dalle staminali, e ci hanno messo un gene femminile. Si fa così adesso, si fa anche i gamberetti così. Prendi un pezzo di un altro, si chiama traslocazione genica, si prende un pezzetto, lo si mette lì. E il gamberetto diventa rosso, se non è un po' bianito, non piace, è un po' grigio. Ok? C'è una, come dire, una tecnologia genetica, ormai comprovata, la parola sugli animali, sui testi, sui vegetali, i pomodori grossissimi, diventano grossi, qualsiasi cosa. Quindi si prende un pezzo di una roba, con i farmaci, si chiamano monoclone, un pezzo di una cosa, lo metto in un vettore, lo porta dentro un altro organismo. Si deve studiare il vettore giusto, senza di quello non è possibile. Quindi la biochimica fine sta studiando tutti i vettori per portare qualsiasi cosa dentro qualsiasi altra cosa. Farmaci, ok? Quindi questa cosa qui è importante, perché ci fa capire come, quando torna Eva, come fa da un pezzo di staminale, da un uomo, formarsi una donna. Quella è la staminale, li metti dentro il cromosoma X e viene fuori la femmina. La genetica è una cosa super plastica. Ci hanno detto che noi siamo così. Noi possiamo cambiare.
Noi possiamo cambiare, possiamo evolvere, possiamo fare qualsiasi cosa. Il DNA nostro ce lo permette, che ancora noi non abbiamo l'accesso al DNA. Non sappiamo come fare i pensieri, le meditazioni, tante cose, un certo tipo di cibo, un certo tipo di cannabis, tante, possiamo fare qualcosa, ma ancora non siamo in grado di farlo, mentre questi ci raccontano che lo facevano 420.000 anni fa. Quindi capite da dove viene anche la tutta la saga, anche quella, dei dei greci romani, no? Sì. Cioè le sirene, tutti questi esseri facevano esperimenti, a quanto pare. Questo poi verrà fuori dai testi sumeri. Facevano esperimenti su esperimenti su esperimenti, finché, come dice Aletto Ballo, finalmente viene fuori l'uomo giusto, da cui moltiplicarlo, ok? Ma questo facevano. Quindi la mitologia greca ha un fondo di estrema verità. Certo, non tutto, perché allora quello che vedevano lo riportavano, giusto? Non avevano un'intelligenza evoluta come l'uomo moderno, come siamo noi oggi, no? Che è capace di scindere un'acqua dalla realtà, la fantasia. No, loro vedevano delle cose. Ulisse vedeva le sirene, giusto? Vedeva le sirene e racconta quello che vedeva. Punto. Si limitava a quello. Questi erano frutti degli esperimenti di questi qui, evidentemente. È una conclusione, certo, che noi traiamo, però a questo ci porta. Non c'è altrimenti altra spiegazione, anche perché loro lo dicono. Infatti dicono, a ciascuna di queste città viene affidata una funzione ben specifica, ok? Tutte con un centro medico, posto sotto la supervisione di quello che ha detto Fardo prima, di Ninma. Ninma, grande signora tradotto, era la sorellastra sia di Enki che di Enlil. Quindi, diciamo così, per ricapitolare, scende una dinastia vera e propria sulla terra, con un re o quello che è, fondano delle colonie, l'Edin, sette Edin, ecco perché il sette diventa un numero sacro in seguito, perché nei tarocchi il sette è la carta della vittoria, ma non mi allungo su questo, avremo modo un'altra volta di approfondirlo. Perché tutto è collegato, non è scollegato come ci hanno insegnato la storia, no? Anche perché i testi sumeri non ce li hanno mai letti, non ce li hanno mai insegnati a scuola, punto, no? Quindi Ninma, Ninma chi è? È questa grande signora, sorellastra, che era capo di tutti i centri medici, questo lo dicono le tavolette, è scritto, scolpito, ok? Non si scappa. Ninma. Qualcosa di all'orecchio, è l'unica parola al mondo uguale per tutte le culture, ma, da cui mamma. Ma, infatti, lei, quando creano la DAF definitivo, solleva questo bambino in alto, perché dico solleva? Perché c'è un cilindro che è custodito al British Museum di Londra, in cui raffigura questo momento, in cui lei dice: io l'ho fatto, io l'ho creato, sollevando un nascituro. Io l'ho fatto, io l'ho creato. Ninma, mamma, ma di mamma. Ok? Tutte le culture hanno questo nome. Comune. Questo sostanzialmente è comune. Velocemente, la chiosa. Questa è l'almanacca proprio di un sumerologo non accademico, adesso non c'è più, si chiamava Sicci. Le cui tradizioni all'inizio vengono subito contestate dai sumerologi, però quel grande che è più grande la riconosce come vero. E quindi su questo non c'è più dibattito, perché sono state accettate nel momento in cui l'accademismo accetta cose che aveva rifiutato, poi non è parla per continuare a difendersi, capite come funziona. L'accademia quando viene smascherata dice beh, insomma. Questa Ninma, o Ninma Shang, stessa cosa, lei lavora come geneticista, ma in questa genetica, e questo merita l'appellativo di
in iraniano niti si dice mamma o mammi, in sanscrito si dice mamma, quindi la terra, quindi il nome, sicuro, il nome dea madre o terra madre, i testi più antichi che abbiamo in cui è ricordato il termine dea madre, terra madre, grande madre, è questo. Noi abbiamo quindi l'idea che la terra madre, la grande nera, la grande terra madre, la donna, no? La fertilità, questa cosa qui, ce l'abbiamo nei secoli, la filosofia l'ha elaborato, l'antropologia l'ha elaborato, facendo ricerche specifiche, no? Sui vari popoli della terra, si trova che quando c'è la mamma, la grande madre, che in realtà è la donna più anziana, che ha avuto molti figli, che ha molto generato, lei ha dato la vita a tutti nel villaggio. La concezione quindi esoterica della grande dea è che lei, questo è un passaggio ulteriore, vi do questa informazione, il passaggio, come dire, che ci porta su un altro livello di conoscenza, tra, qui si parla di biologia, di genetica, poi trasformata nell'antropologico diventa la madre del villaggio che è la più anziana, ha molte figlie, quindi lei genera la vita, e lei, quindi vai da lei quando devi confessarti, di dare delle informazioni, perché lei ha grande esperienza di vita, no? Quindi dea madre, terra madre, grande madre, non designano secondo la genetica una qualità trascendente, una qualità extraterrestre, una qualità diversa, no? Ma se applichi la stessa cosa alla genetica esoterica, non quella solo biologica, trovi che la grande madre, in passato, la uoma, era sia maschio che femmina. La grande madre è la grande generazione che ha generato ciò che siamo. Secondo i centri antichi, il nome Ubaldo è celtico, più Ubaldo, io studiando il mio nome, invece oggi con loro a Gubbio, che è il padrone di Gubbio, ho trovato queste chiose, un ruina, questo qua, e ho cercato anche questo, anche in Germania c'è questo signore qui, questo Ubaldo, che ha generato questa. Cercando, loro avevano messo lì la grande dea madre perché attraverso questa loro non invocavano un personaggio fisico, questo, invocavano invece quella comparazione, diciamo, che va al di là delle forme biologiche, che stanno allo stesso livello di integrazione tra maschio e femmina, uomo, nel linguaggio celtico, quindi uomo, uo e wif, donna, cioè femmina, e man e maschio. Quindi dire umanità, dire Adam, vuol dire umanità. E dice Zaccaro che è maschio. No? Quindi non confondiamo queste cose. Nel linguaggio sono molto abile a fare questo. Ormai c'è una totale confusione notata su questo, no? Quindi la contrapposizione, la cosa che vogliono fare, fare tutti uguali, ma al tempo stesso forzare le differenze. Notate? Quindi si crea una specie di contrapposizione, diciamo, mentale, si chiama disturbo cognitivo, no? Questo, no? Sono molto abili a creare in noi il disturbo cognitivo o dissonanza cognitiva, da un lato cercando di omogeneizzare tutto, maschio e femmina, sono ormai non si capisce bene chi è maschio e chi è femmina, no? Li vedete in giro, no? Facciamo come... sì. È uno slogan, diciamo. Ma certo è uno slogan, però vuol dire chi non ha informazioni si lascia anche lì, magari a parte il provvedimento di educativo, e quindi si lascia abbandonare. Guardate quello che c'è in giro, nel teatro, nella musica, nei ritmi, nella cosa, no? Nei riti, no? Dell'aperitivo. Guardate, poi io abito a Milano, la zona dei Navigli, che è un disastro, ma è bellissima, e trovi tutto, e tutti ti vanno. Quindi qui c'è la confusione, ovviamente questa è appositamente studiata. Dall'altra parte, un'enfasi ancora di più tra quelli che pensano in maschio e femmina. Si cerca di nuovo di contrapporre il maschio e femmina, creando anche a livello legale, notate, che vuol dire delle contrapposizioni, verità, figli, selezione, no? Vedete? Dice proprio la separazione. Separazione, da un lato, dall'altra confusione. Dissonanza cognitiva. Sono abilissime. Tornando a noi, che è più importante, quindi nella loro attività, nelle pinne, Dio è un luogo protetto, l'Eden, questo Adamo viene messo lì così, e loro hanno detto, mangiano gratis, eccetera. Poi scoprono la vita, scoprono l'amore, la vita e fanno. Ci manca poco tempo, abbiamo circa 10 minuti, 10 minuti,
Noi abbiamo ancora come Yulusha Minti la mamma, abbiamo come passaggio, vero di pari? Sì, ci sarebbe tanto da dire, ma appunto ve l'ho detto, ma perché la saga va avanti, molto interessante. Per esempio qui io te lo lascerei perché l'immortalità, i sar, eccetera, eccetera, lo salto perché altrimenti non ne usciamo più. Passiamo veramente alla saga. Cosa succede? Per ben 40 sar, non vi sto a spiegare cosa sono sar, ma i sar ancora oggi vengono utilizzati per dare una quantità di anni trascorsi, ok? Non mi ci addentro, era previsto che ve lo raccontassi, ma non abbiamo tempo. Quindi, cosa succede? Questi arrivano sulla Terra, creano queste città, che sono sette. In queste città incominciano a estrarre l'oro non più dal mare, dal Golfo Persico, ma dalle miniere. Ma cosa succede a un certo punto? Un ammutinamento all'interno della loro città. Si ribellano, sono stufi, stanchi di andare, pur avendo evidentemente una tecnologia molto avanzata, si ribellano e quindi deve scendere addirittura il grande capo Anu sulla Terra di nuovo per sedare questa rivolta delle sette colonie. A questo punto Enki, il primo che sbarca sulla Terra, dice: io una soluzione ce l'avrei. Dicono: come? Qual è questa soluzione? Creiamo un laboratorio primitivo per noi. E loro dicono: creiamo un laboratorio primitivo per noi, un laboratorio pensante. Traduco dai testi delle tavolette: chi ha mai sentito una cosa del genere? Dicono il gran concilio degli Anunnaki, i grandi capi. Come si può creare una dhamma? L'essere di cui avete pronunciato il nome esiste già, disse Enki. Ah, e chi è costui? Siamo qui. Aveva trovato la creatura, cioè un ominide frutto dell'evoluzione terrestre della Terra, sopra l'Azu, nell'Africa sudorientale, famoso per l'Africa. Tutto ciò che bisogna fare per far di lui un lavoratore intelligente era soltanto, traduco di nuovo i testi delle tavolette, fissargli sopra la nostra immagine, immagine degli dèi. La Bibbia, a nostra immagine e somiglianza, però scritto almeno 5.000 anni prima della Bibbia. Da qui, come potete vedere, hanno preso la Bibbia, ha preso tutto da lì. Gli dei approvarono, naturalmente, no? Allora Anu disse: crea un essere che possa portare il giovo assegnato da Enlil, cioè il fratello amministratore delle città, che sia un lavoratore primitivo a sopportare le fatiche degli animali. Eccoci qua. Noi siamo stati con schiavi. A questo siamo stati creati. E se riguardate la storia della contemporaneità, lo siamo ancora oggi, se pensate alle tasse, a tutto quello che ci impongono, le guerre, dove ci mandano a combattere, e bla bla bla, e via dicendo, ancora oggi, giusto? Ecco. Nel capitolo 1 della Genesi la decisione sfocia poi in questa direzione e viene riassunta soltanto in un verso. Ed Elohim disse: facciamo la dama a nostra immagine e a nostra somiglianza, tale quale il testo su me. Sta descrivendo una situazione corale di più persone in cui di più persone di un concilio che, prendendo una decisione corale definitiva, facciamo un uomo che sopporti queste fatiche al posto nostro, schiavi. In altre parole, come spiegano altri testi, ad esempio quello che gli studiosi chiamano mito del bestiame e del grano, sempre sumero, recita così: quando venne creata l'umanità, non sapeva mangiare il pane, non conosceva l'uso degli indumenti,
strumenti, non si, si cibava di piante strappandole direttamente con la bocca, come pecore, e beveva l'acqua dei fossi. Questa era l'umanità, l'ominide, che Enki trova e porta in laboratorio, come diremo dopo. E lo portano proprio in laboratorio. La creazione, e qua inizia tutta la storia della creazione, che mi dice proprio come sono andate le cose. Dice, nella Trasis, che è un altro testo, e in altri testi mesopotamici, viene descritto un procedimento ben più complesso, costellato di tentativi e di errori, fino a quando Enki e Mimma, cioè la grande dea madre, chiamiamola così, signore della vita, ottengono il risultato desiderato. Lavorando in un laboratorio chiamato Pin Shinti, casa da cui viene il soffio del vento della vita, torna tutto, no? L'essenza del sangue di un giovane, quindi non una costola, come dice la Bibbia, l'essenza, lo scrivono, del sangue di un giovane, di una giovane Anunnaki, veniva mescolata con l'essenza di un omino. Terrestre. L'uovo così fecondato veniva poi inserito nell'utero di una donna Anunnaki. Quando dopo un estenuante periodo di attesa nacque il modello Sapiens, Mimma sollevò in alto il neonato, quello che vi dicevo prima, io l'ho creato con le mie mani, io l'ho fatto. E questo lo trovate nel museo, nel British Museum di Londra. Gli artisti sumeri hanno immortalato in un sigillo cilindrico quel momento epocale, preparando più misture di it, loro le chiamano, ciò che è con la vita, il significato. L'argilla citata nella Bibbia, manipolata geneticamente per produrre laboratori primitivi di entrambi i sessi, Mimma dipose 7 mucchietti di argilla in uno stampo maschile e 7 in uno stampo femminile. Questo è importante. Le uova così fecondate vennero impiantate nell'utero della nascita Anunnaki, delle dee della nascita. Quindi, come vedete, non viene creato prima l'uno e poi l'altro. Vengono create simultaneamente. Ce lo dicono i testi sumeri. 7 stampi maschili e 7 stampi femminili che vengono fecondati e poi messi nell'utero di una donna. Questa è la storia. Dobbiamo forse fermarci tra un minuto, giusto per dire che la differenza che c'è nel racconto biblico, in cui dice, beh, facciamo maschio e femmina, ma non dicono niente, non si capisce cos'è, no? Il primo capitolo che vi ho letto, poi nel secondo invece li fanno, no? Adamo. Parte le curve, fanno le eve, eccetera, no? Questa qui è una clonazione assistita, quella è una fecondazione assistita. La differenza che c'è. Qui hanno usato il libro seminare maschile, l'hanno messo in provetta con degli ovuli, hanno cercato di fare quello, modificando le condizioni, andando a guardare la genetica, facendo qualcosa di. Qua invece hanno preso la stessa una cosa, clonazione, e hanno inserito in una staminale che si fa adesso un aggeggio che ha. Quindi ha informato le staminali troppo potenti a formarsi con questa nuova informazione. Quindi quella è la genesi, questa è un atto successivo, capite? Questo è molto importante da capire, perché tutta questa storia in cui c'è Dio, queste cose qua, sono successivi, ecco perché lo dicono all'inizio della Bibbia, la seconda lettera della Bibbia ebraico, Aleph, che ha nel secondo inizio. Quindi sapevano che c'era un altro inizio. I rabbini, i cabalisti, chiudiamo, perché questa volta purtroppo c'è un sacco di materiale su queste cose, magari tantissima genetica, forse ne faremo un'altra volta, se avete voglia e coraggio. Coraggio più vostro che nostro. Dicevo, di questo. Loro dicono che c'è stato un primo inizio vero, che il vero atto creativo non sappiamo chi sia fatto, non è Dio, non è Yahweh tantomeno, lo dicono i rabbini, i cabalisti dicono che c'è stata questa grande energetica che ha dato vita a tutto l'universo, uguale dappertutto, e noi veniamo da un pianeta
in cui c'era freddo e ghiaccio e non potevamo sopravvivere. Abbiamo trovato un pianeta fertile, verde, con tante cose, e abbiamo portato qui il primo Adamo, il Adam Kadmon. Il primo Adamo è quello, cioè il primo uomo preso e portato qua. Qui c'è scritto che lo porta, dove lo fanno non si capisce bene, perché portano l'Adamo, quindi l'uomo, no? Il maschio femmina. Lo portano nelle vigne, nel luogo recintato, proprio nella città di Edim, Eden. Okay. Ma dove l'hanno fatto? Lì dicono che l'hanno fatto nell'Abzu. Le tavolette superiori dicono nell'Abzu, cioè nell'Africa orientale. Sì, certo, è tutto molto coerente, diciamo. Ecco, questi testi vanno visti come i primi tentativi di spiegarsi da chi qualche cosa aveva informazioni, perché parlare di provette e di modulazione genetica nel 7000 a.C., capite che come hanno fatto a parlare di queste cose? Noi sappiamo qualcosa in questi ultimi 20 anni di genetica. Come facevano a sapere queste cose? Manipolando quello, facendo quell'altro. Quindi le informazioni che avevano erano molto superiori a quelle che noi. Possiamo prenderli come dei miti, come dei racconti così, come delle cosette, ma sì, ma dai, la vita è un'altra cosa. Sì, però lì ci dicono delle cose che facciamo fatica a saperle adesso noi, che ci riteniamo evoluti, tecnologia, genetica, no? Politica, finanza. Scusa Waldo, ma c'è una traccia che ci faccia capire come sì. sono venuti sulla Terra? C'è. Qual è? La conferenza è finita. No, se siete interessati all'argomento, perché questo romanzo della vita e della storia umana è veramente ancora molto lungo, arriva fino al diluvio. Il diluvio ci dicono che è avvenuto soltanto 13.000 anni fa, quindi fino a 13.000 anni fa questi signori raccontano tutta la storia dell'umanità, quello che è successo in seguito, perché è successo e perché a un certo punto sono andati via. Che poi non è detto che siano andati via. Quindi se vi è interessato a questa conferenza, se volete possiamo andare avanti a raccontarvi questa saga, che è molto interessante.